Ciao, sono ZV e qui con me oggi in telecronaca ci sarà Riccardo Lionetto. Nello scorso video abbiamo assistito al girone A dell'Euro Beach Soccer 2024 con Italia, Francia e Inghilterra. Questo martedì andiamo a vedere tutte e tre le partite del girone B, composto da Spagna con Bomber Picci come capitano, la Germania di Ragnar e il Portogallo di Frenesi. Vi ricordo che si qualificheranno alla semifinale le prime due squadre di ogni girone, ma ora che l'Euro Beach Soccer di YouTube Italia abbia inizio. Ora abbiamo una partita molto impegnativa perché sappiamo che la Germania è una squadra tosta, però penso che abbiamo tutte le carte in regola per arrivare alle fasi finali. Però in questo sport non c'è niente di scontato. Potete segnare voi, posso segnare io e può succedere tutto, quindi aspettiamoci di tutto. Voglio spiegare la tribuna, guardatemi, devo uscire i gironi, se non esco i gironi qua viene giù. Vado là in mezzo alla tribuna, vado. Sai perché? Sei grande, ti vengo a tifare. Alla San Vici Arena di San Benedetto del Tronto, girone B, Spagna, Germania. Andiamo con la formazione della Spagna: Zagaglia in porta, Micelli, La Vopa, Lo Iodice e Bomber Picci. Ricky, questa è una formazione sulla carta veramente tosta. Interessante, abbastanza interessante, ma guardiamo la Germania che schiera in porta Sebastiano Paterniti, Joe, Buse, Ragnar e Ciotti, Ragnar con il doppio portiere. Sì, Ragnar che ha voluto fregare Gilbert Nanà, poverino, la scorsa volta, però si parte. Cominciata la sfida con il Bomber Picci che ha provato una specie di tiro, probabilmente ZV, palla che è rimasta però sulla sabbia, ripartenza da parte della Germania, ancora con Picci che prova a sfondare, fermato però molto bene in area di rigore, va a recuperare però il pallone la Germania che prova ad uscire, però avvio interessante da parte della Spagna con Ragnar che nel frattempo incespica e cade nella sabbia di San Benedetto del Tronto, ancora però la Spagna che viene avanti sul settore di destra con la Vopa. Calcio spettacolo, però poi sbaglia il passaggio. Gioca veramente bene questa Spagna, che sulla carta comunque è la squadra da battere, tantissimi professionisti. La conclusione di Ragnar, che prova il tappino addirittura in scivolata, e poi quella rovesciata di Picci che sì, è in alto. Quando dicevo tantissimi professionisti non dicevo Ragnar, eh. Cioè. Assolutamente, anche se parlavamo della Spagna tra l'altro e poi è arrivato Ragnar. Di punto in bianco, la conclusione dalla distanza, la grande parata di Paterniti che va a recuperare il pallone. Occhio, alza. Cosa fa? Va lui? Va da solo Paterniti, calcio col mancino. Oddio! Che cosa ha combinato Paterniti? No vabbè, rivelazione vabbè. Della partita ZV. Un fenomeno, mamma mia, Sebastiano Paterniti con l'esterno mancino sotto l'incrocio dei pali. Collo pieno a scendere al 7, gol pazzesco, 1-0 Germania, gol del portiere. E l'aveva detto Ragnar, che il doppio portiere magari pagava. Guarda qua, guarda qua. Nel frattempo Picci e Ragnar, con Ragnar che resta sulla palla, Picci continua. Gioco fermo. Gli stare calmo. Follia comunque, un avvio veramente inaspettato. Pazzesco, per la Germania. Perché la Spagna comunque aveva cominciato meglio. La conclusione di Ragnar, questa dalla distanza, palla che è uscita. Però Germania che adesso si è ripresa dopo il vantaggio. La conclusione e il raddoppio, il 2-0. Kevin Ciotti cinica la Germania. Eh sì, forse qui sbaglia un attimino Zagaglia sul proprio palo. Però è una Germania che, posso dirti Ricky, è partita veramente bene. Partita forte, cinica, due azioni, due gol e adesso si copre anche bene. Vediamo però se la Spagna avrà le forze per cercare il recupero e quantomeno di ritornare in partita. ZV anche perché insomma la gara è lunga. Sì, qui c'è il brutto fallo di calcio Joe. Di rigore. Esatto, Joe che l'abbiamo già visto essere. Calcio di rigore, la conclusione alta. L'errore è qui, è un errore pesante. Sì, errore stavo dicendo appunto già di Joe che avevamo visto essere comunque sempre molto aggressivo anche in altre partite. Qua però forse lo Iodice poteva e doveva fare di più. Ma occhio, perché forse c'è un altro rigore, perché no, vabbè, due di fila. Attenzione! C'è Picci che è veramente agitato. Se la prende con Kevin Ciotti, tutta la Germania adesso a chiedere spiegazioni. Anche Ragnar infatti dice che era fuori. Boh, sinceramente non ho capito il motivo di questo rigore. È un complotto contro Ragnar. No, così. Non dire così perché sennò poi lui pensa che veramente. Occhio intanto. La conclusione di Bomber Picci. 2-1 Bomber Picci. Accorcia le distanze adesso la Spagna. Adesso diventa una bella partita. Sì, il rigore che va fatto sulla sabbia, ossia la botta centrale. Bravissimo qua il Bomber Picci a riaprire le danze, a riaprire la partita. 2-1 e occhio adesso con Buse. Che bella partita, attiva. E poi la conclusione di Ragnar. Ci pensa Ragnar ad abbassare le aspettative con questa conclusione dalla distanza. Siamo sempre generosi nei suoi confronti. Intanto occhio. Viene avanti ancora la Spagna da sinistra.
La girata in rovesciata, è un gol meraviglioso questo da parte di La Vopa, che lo mette là sotto il set in acrobazia, 2-2. Mamma, come l'ha ripresa la Spagna. Ma quando hai dei giocatori come Vito La Vopa, lo Iodice, Pici, devi giocare così, tecnica, tanta tecnica. L'avevamo detto, aveva cominciato molto forte e qui infatti lo abbiamo visto. 2-2 il primo tempo, e allora vediamo che cosa ci attende nella ripresa. Come al solito gioco io due rigori contro. Tre rigori, figa, due rigori contro. Secondo dove la rigore? Era fuori. Il secondo era fuori. Di 20 metri, c'era alcune tali. Raga, il primo non l'ho toccato, ve lo posso giurare. No, no, ma il primo è stato anche lo posso giurare. Dirigente lui, lo so. Non c'è stato mai. Però in questo caso, se lui vede che lui lo va a terra. Io stiamo, facciamo un passettino dietro. Raga, torniamo. Mi ha spezzato troppo il fiato, non pensavo fosse così. Scusami, prendimi. 1-1, se stai avanti, giocamolo. È nostra. Allora, giocamolo, forza, Vito. Metti in mezzo più pallone. Metti in mezzo, mamma fai gol. Dai, che ce la facciamo, dai, hai visto la recuperata? Uno deve tornare per tempo, perché io anche se Picci lo tengo, perché il lo 12 sto tenendo. Lo lasci solo. No, uno, rimane, uno, lo lasci, uno che rimane più dietro. Perfetto, allora va bene, io stavo dietro a tenere il 12. Perché sennò sulla ripartenza siamo tutti. Facciamo uno te, uno io, uno te, uno io, a tornare indietro. Così dai, quando c'è la rimessa lunga, sì, che io sto su Picci uomo, uno prova di seguire gli appoggi. Perché sennò rimaniamo in 2-3. Aveva preso qualcosa così. Gara divertente tra Germania e Spagna, adesso però ci attende la ripresa con la conclusione mancina di Ragnar, palla alta. Sì, si lamentavano i componenti della Germania ancora per il rigore concesso in precedenza, insomma un rigore abbastanza generoso se vogliamo. Qui ancora rovesciata di Picci, che però non trova lo specchio della porta. Insomma, diciamo che la partita è spettacolare da questo punto di vista. Ancora la conclusione della Spagna, il 3-2, il gol del Diez, lo Iodice che la piazza là sul secondo palo e si riscatta dal rigore sbagliato. Sì, questo è imprendibile anche per Paterniti, una Spagna che è partita benissimo fin da subito col piede sull'acceleratore nel secondo tempo. Vediamo adesso la Germania se dopo comunque il doppio vantaggio riuscirà a puntare anche in questo secondo tempo. Anche perché non è facile anche dal punto di vista psicologico. Ragnar non riesce ad arrivare sul pallone servito dal compagno Joe, e allora la Spagna prova ad uscire in questa circostanza. Bravo qui però Ragnar che lotta. Rimessa laterale, e adesso però ci attende una sfida interessante. Il lancio in verticale, colpo di testa, la sponda interessante. Molto interessante qui la sponda di Ragnar. Poi occhio a Joe. Scintille sì, tra sì. Joe, Scaramuccia e Zagaglia. A capire, Joe che non è proprio lo stinco di santo, E Joe probabilmente è entrato tardi, quando Zagaglia aveva già il pallone tra le mani. Ancora Ragnar nel frattempo che insiste, 1-1. Prova a destreggiarsi il ragno dell'ambro di Melegnano. Viene avanti però Picci. Cosa fa? Mamma mia, Ragnar. Battaglia di sumo tra Picci e Ragnar. Questo ce l'ha, un po' come al pallone d'oro su Gunther. Lo fa anche qui su Picci. E la sua tattica. Termina dunque la sfida. 3-2 per la Spagna. Primi tre punti nel girone per la Spagna, Ricky. Bella partita, in rimonta con classe tecnica e comunque poi con tanta grinta. Sì, sì, abbiamo visto comunque una Germania molto fisica con Ragnar e Joe anche un po' fallosi, sì. Due calci di rigore, uno sicuramente, ragazzi fatecelo sapere anche nei commenti se secondo voi era rigore o meno, perché ci è sembrato generoso, sì, generoso. Un po' dubbio, però ragazzi l'arbitro c'era. Com'è andata? Ah, partita durissima, un 3-2 sofferto anche perché per 4 quinti di noi era la prima esperienza su un campo di sabbia. Partiti infatti male, 2-0 per loro. Abbiamo avuto la forza di reagire facendo 3 bei gol, grazie anche all'esperienza di Alessandro dietro, che è l'unico giocatore di esperienza nel beach soccer. Non è facile, è dura, fa caldo, poi per noi è la prima esperienza. Grazie ad Ale siamo riusciti a ribaltare questa partita e sicuramente nelle prossime sarà diverso. Signori, com'è andata? Naturalmente diciamo 2-0, due rigori per gli avversari, uno fuori dall'area, però ragazzi cosa devo dire? 3-2, abbiamo perso di uno e se vinciamo la prossima di più di uno in teoria dovremmo passare, in teoria, dipende dagli altri quanto fanno. C'è il porter che magari sa dire più di me sicuro, ragazzi, guarda. Sì. Campione nazionale, spiega, dai un tuo parere, vai. Allora, siamo stati bravi dietro in alcune cose, però siamo stati un pochettino carenti davanti. Dobbiamo trovare una tattica per poter fare qualche gol, per fare qualche gol in più. E penso che le partite si possono vincere. Possiamo migliorare, però è una squadra molto forte, molto forte. Quindi è stata una partita tirata, secondo me ancora è lunga. Però ti voglio più cattivo. Sei sicuro? Cattivo. Sei sicuro? Cattivo. Vabbè.
Seconda sfida del girone B è il derby iberico, è Spagna-Portogallo. Con le formazioni del Portogallo, Shiba in porta, Frenesi, D'Agostino, Zito e Fiscaletti. Sono curiosissimo di Frenesi, voglio vederlo. Ha messo hype per questo torneo, la Spagna invece la conosciamo, che schiera Zagaglia in porta, Micelli, Lavopa, Lo Iodice e Bomber Picci. Vediamo, vediamo, tutto pronto. Se comincia la Spagna dovesse vincere, si porta 6 punti, a 6. Punteggio pieno e passa la conclusione della distanza, quella che termina sul fondo. Che partita ci aspettiamo? Adesso lo scopriremo. Viene avanti ancora la Spagna. Sulla sinistra la conclusione poi di Picci, palla che termina sul fondo, buona chance questa ZV. Mi è ancora Picci scatenato che prova a girarsi. Ora Frene come lo pressa. Che lo butta giù. No. E questo è calcio di rigore. Questo ha sensazione calcio di rigore, è così, terzo rigore per la Spagna. Che multiverso stiamo vivendo. Pazzesco, spettacolare. E allora Bomber Picci, Bomber Picci contro Shiba. L'ha già segnato prima Picci, centrale basso, vediamo se cambia. La tensione, la suspense del loco. Va Picci, non cambia il lato perché tira ancora centrale. Però alza la traiettoria e trova un gol pazzesco. 1-0 per la Spagna, ancora in vantaggio. Adesso porta ancora il pallone, la conclusione dalla distanza. Gran parata, gran risposta di Shiba che mette nel calcio l'angolo. Ma è ancora Spagna che attacca. Eh sì, poi soprattutto quando hai un campione come Micelli come difensore e poi il trio lì davanti, la Vopa, Picci, Lo Iodice, di sicuro la Spagna ha tante aspettative. Favorito, ma c'è il pareggio del Portogallo, la conclusione della distanza, qui Zagaglia non perfetto in questa situazione. 1-1 il pareggio del Portogallo. Occhio, viene avanti adesso però Lo Iodice dall'altra parte, una partita intensa, la conclusione larga da parte di Lo Iodice. Adesso guarda Micelli come gioca bene. Ora la Spagna, tanto tasso tecnico però sì. Qui ZV, bello il tocco, Picci si gira, mancino di Picci, fermato sul più bello. Sì, c'era il K come Maldini, capito? A tenerlo buono. Primo tempo 1-1 e Frenesi lo vediamo affaticato ma comunque orgoglioso. Ma che va circa sempre quello, così tu lo butti giù. Lapa, ma ha rotto la maglia. Lo so, ma fai così, guarda. Fa questo di mestiere, capito? Sì. Lascia questo. Alza le mani. Anche perché nel caso ti viene a dare una mano lui, ti dà voce lui. Ti vengo io, sei magari. Se lui sta attaccato alla porta, ti chiama mio, tu lo lasci, lui arriva sulla palla e sempre fallo del portiere. Sempre. E se non lo pesci, Luca, si un po'. Vabbè, se tutto qua ce l'hai, alza il colpetto. Lo facciamo, dai, dai, do, forza, dai, do. Dai, dai, che la vinciamo, dai. Spagna-Portogallo è 1-1 al via il secondo tempo con la conclusione dalla distanza. Bel match fino a questo momento però, ci ha dato vibes interessanti ZV. Assolutamente, il tasso tecnico della Spagna sicuramente è netto. Il Portogallo però non sta mollando, sta giocando di cuore. Assolutamente, Micelli, bello il tocco in profondità. C'è Picci che prova a girarsi, ancora l'appoggio per... Però è stato fermato in questa circostanza la Vopa. Allora ripartenza ancora però degli iberici, degli spagnoli che vengono avanti con la conclusione alta da parte di La Vopa che si lancia in queste spaccate. Dall'altra parte c'è Picci che se lo inventa, si gira, si è girato Picci, 2-1. Ricky, questo è un eurogol, questo è veramente un eurogol per la Spagna. Meraviglioso Picci, felicissimo, contentissimo e tecnicissimo. Poi la rovesciata da parte del Diez del Portogallo. Lì ha Zito. Ci ha provato e anche qui si guadagna un calcio di punizione che proverà a battere proprio lui. Dalla distanza, quindi interessante. Zito va con il destro, la conclusione, la parata di Zagaglia. Calcio d'angolo, Picci sul secondo palo, Lo Iodice la mette giù, palleggia Lo Iodice, è chiuso però. Deve rimettere questo pallone in mezzo. E allora dillo. E allora fai tutto tu, Bomber Picci, 3-1. Mamma mia. E qui K Frenesi non ci poteva fare niente. Un Bomber Picci veramente in stato di grazia. Ancora! Ancora! Uno più bello dell'altro. E allora è Picci Mania, 4-1. Mamma mia, il Bomber Picci scatenato. Scatenato e poi c'è il 4-2 però del Portogallo che prova. Ma che partita è? È freestyle totale fino a questo momento, 4-2, non c'è un momento di pausa. La Vopa viene avanti, le finte, doppio passo. 5-2. Quando fai il doppio passo sulla sabbia, la palla ti rimane lì, vuol dire che sei un giocatore. Devastante la Spagna, imprendibile fino a questo momento. E finisce così, 5-2 Spagna. Mamma mia, meritata. Sì, ma quest'uomo ragazzi, quest'uomo, il Bomber Picci, un simbolo, e l'ha dimostrato anche qui quest'oggi a San Benedetto del Tronto. Un gol più bello dell'altro. Ragazzi, com'è andata la partita? Beh, è stata un po' più semplice della prima.
anche se il primo tempo è finito solo 1-1, poi nel secondo tempo penso che abbiamo trovato il vantaggio, poi da lì sono aperti un po' più gli spazi e abbiamo trovato altre reti. Grazie soprattutto all'aiuto sempre dei miei compagni ho potuto trovare altri 4 gol. Ci siamo qualificati come prime in classifica, adesso aspettiamo le semifinali di stasera. Bene, è andata abbastanza bene, come ha detto già Antonio è stata meno difficile della prima, ora ci siamo qualificati e abbiamo, pensiamo alle semifinali. Che ci sono in canna. Qualificati in finale. Super soddisfatto dei ragazzi, sono venuti qua per tenermi compagnia, loro giocano in Serie C, noi giochiamo forse una volta ogni 6 mesi al campetto, quindi testa alla Germania e felici di loro. E ora la Spagna è prima nel girone, quindi se la giocano tutta in questa partita Germania e Portogallo. E ora vediamo. E la sfida da dentro fuori è Germania-Portogallo, l'ultima gara del girone B. Andiamo con le formazioni, il Portogallo che schiera Shiba in porta, Frenesi, D'Agostino, Zito e Fiscaletti. Sì, l'abbiamo conosciuto il Portogallo, abbiamo visto anche questa Germania. Una Germania intensa, fisica, che schiera in porta Paterniti, Gio, Buse, Ragnar e Ciotti. Paterniti che tra l'altro è riuscito pure a far gol. Un gol meraviglioso, un gol clamoroso. Mancino all'incrocio dei pali. È cominciata la sfida, possesso palla del Portogallo che porta il pallone sul settore di sinistra. Zito qui prova un sombrero, lì riesce in qualche maniera. Poi altra giocata interessante però e resta lì bravissimo qui in questa circostanza Joe. Forse c'era il colpo di mano, il tocco di mano, non lo so, vediamo. Viene avanti però Ragnar che prova ad emulare Picci. Guarda, ci manca il gol, si dice così così, ma dove Rag? Manca il gol di rovesciata di Ragnar, dai ragazzi. Bellissima la coordinazione, non so se hai notato, sinistra e sinistro. Perché la barba è aerodinamica, capito? In base a come si mette la barba si lancia anche lui. Eccolo qui inquadrato Ragnar che viene avanti, ancora il ragno di Melegnano. Le finte, doppia finta, ancora c'è sul mancino, calcia la parata da parte di Shiba. Ma comunque io ragazzi non ce la faccio a fare la telecronaca a Ragnar contro Frenesi. Scusate ma è multiverso per me. E stavi per aiutarlo in un gol pazzesco. Ancora Ragnar che si gira e qui stozza il pallone. Sta giocando solo lui, Prende palla, si gira, fa tutto da solo e poi la conclusione, il vantaggio della Germania, 1-0, un gol meraviglioso, quello di Buse che la mette all'angolino. No, aspetta, il gol sicuramente era di Buse, ma ovviamente Ragnar, se lo prende Ragnar. Ragnar fa una giocata però pazzesca, pazzesca, perché si abbassa apposta, viene avanti il Portogallo dall'altra parte, Portogallo però fino a questo momento da rivedere. E qua 2-0, è Ragnar di testa e tutti zitti, parlate. Li zittisce tutti Ragnar. Dice al pubblico di continuare a insultarlo e poi invece va dalla parte di pubblico con cui stava socializzando, perché è così. Eccoli infatti, eccoli qui, i suoi tifosi, i suoi ultras. 2-0 per la Germania, a segno anche Ragnar. Portogallo che però viene in avanti, deve reagire in qualche maniera, perché ZV l'abbiamo visto abbastanza spento fino a questo momento. Sì Ricky, qua soprattutto bisogna ricordare che si stanno giocando il dentro o fuori alla fase di semifinali. Paterniti ci riprova nel frattempo, palla alta. Termina dunque la prima frazione di gioco, è 2-0 Germania, super Ragnar in questo momento. Tu mi fai così sulla gamba però? Tu mi fai questo? Io mi gioco. Buona, continuiamo così, eh? Dimmelo tu. Bravi raga, bravo. In quella maniera te lo dico. Dai raga, bravi. Buona. Siamo avanti di due praticamente, sì. Perché è 0-1. Sì. Bisogna stare un po' più attenti, dobbiamo fare un altro e smazziamo. Rimani sempre lì, fai quel gioco lì, così noi dietro difendiamo per bene. Però hai visto che devo stare sempre su? Sì, stai su perché difendi bene la palla, su, e poi la pesce. Guarda fai dietro, gol, fai un sacco. Guarda dietro e fai la sponda. Dai. E tiri. Sì. Siamo? Bravo, vedete calciato. Bravo, vedete lui calciare, sì. Mi sono abbassato gol. Bravo. La Melegnano stretta. Pallone, ma devi andare addosso. Dai, no, io sono sul pallone, cerca prima. Il pallone. Ma lui già ce l'aveva, la persa non andava a contatto con te. Il primo gol era fallo, dai. Ma se tu portiere non tieni il pallone lo perdi. E palla persa, poi ti aggrappi la mia gamba e vuoi pensare, capito? Quello è fallo, Primo gol era fallo, dai. Dai, va bene. Vabbè, raga, noi dobbiamo calciare. Quando siamo là calciamo. Non abbiamo più timore di niente, raga. Tanto il 2-0 per loro. Che ci abbiamo da perdere noi? Ci abbiamo da perdere niente.
La carica di Ragnar, lo sconforto del Portogallo ZV, ma adesso è cominciata la ripresa, viene avanti il Portogallo di fretta e furia, la giocata. Questo era fallo, dai. In qualche maniera va a recuperare il pallone, qualche protesta qui, ZV. Sì, ci stava, ma ci stava, era rigore questo. Fiscaletti palleggia, va a cambiare gioco, interessante, poi la conclusione alta da parte di D'Agostino, buona chance questa per il Portogallo che ci prova. Dall'altra parte il tris della Germania, Joe la mette all'angolino. Bel gol, e dove va? Dove va? Saluto la telecamera, protesta. No, non lo so lieve. Se fosse proprio un saluto, però vabbè. Lieve polemica per Joe, 3-0, e qui chiaramente impazzisce il pubblico. Bella sfida fino a questo momento, però Germania ne completo controllo e dominio. Viene avanti ancora, però c'è il fallo con Ragnar che protesta. Sì, vabbè, ormai ragazzi, qua l'arbitro posso dire che doveva fare meglio per tenere la gestione doveva della partita. Doveva avere un po' più di posto, c'è rigore. Nel frattempo la conclusione è gol del 3-1. Prova a ritornare in partita il Portogallo con la conclusione di Zito che la mette all'angolino destro, nulla a fare per Paternetti che prova a calciare dalla distanza. E ci riprova, giustamente ha fatto l'Eurogol prima. Ce l'ha, viene avanti Ragnar, ancora Ragnar che lotta come un guerriero, ancora Ragnar che sta a terra. Ma povero Frene, no. ma cosa fa le finte? Ma sembrano zombie di The Walking Dead. E poi mi piace perché si alza e si lamenta col direttore di gara, non sai che... Ma guarda il portiere del Portogallo che ride. Se la ride, giustamente. Ancora Ragnar che calcia, chiuso, ma e qui no, adesso diventa una lotta spartana, no. Sembra di vedere Sumo. No, ma sembra il calcio fiorentino, ma infatti c'è il povero Fiscaletti che lo guarda e tanto un pazzo, scatenato. Fuoca la San Beach Arena. Ragnar viene avanti il Portogallo però con la rimessa laterale, esce però molto bene, va a recuperare il pallone, Paterniti va al rilancio, è da solo Ragnar che ci mette un po' di tempo per girarsi, poi oddio, c'è il fallo, la palla però in porta col tap-in, 4-1, Ragnar totale mostra la 7, sì, il ragno di Melegnano. Sì, esultanze di CR7. La follia, da suoi haters tra l'altro, solo lui è capace. Pazzesco. Poi si chiede perché lo insultano, capito? Però ci sta, posso dire che ci sta il gioco, perché poi dall'altra parte con l'abbronzatura da muratore va dai suoi fans. Mi si becca anche il giallo nel torneo di beach soccer. Il torre di Melegnano, il Ragnar. Ragnar 4-1, partita fino a questo momento meravigliosa sul piano delle emozioni quantomeno, ma non calcistiche, è tutto tranne che calcistiche. La conclusione di Joe e la palla in porta, c'è stata la deviazione sfortunata, 5-1 di Premzi. Ancora Joe che di nuovo nuovamente va a fare una dedica, questa è una dedica. Te l'hai dedicata a te, mi sa. Sì, sicuramente era lì che mi aspettava. Mi sa che l'ha dedicata a te, eh. Dopo ci vediamo, Joe. 5-1 per la Germania, tripudio, il selfie alla Totti di Ragnar. Ha fatto più content Ragnar in questa partita che penso, non lo so, una qualsiasi... In tutto ciò ha giocato Frenesi? Frenesi ha giocato, Frenesi, rispetto per Frenesi, Ricky, rispetto per Frenesi. E qui Ragnar però scatenato, vince 5-1, stravince, passa quindi la Germania insieme alla Spagna. Eh sì, sarà quindi Italia, Spagna e Inghilterra, Germania. Sarà questa l'accoppiata delle semifinali. E allora cercheremo di capire che cosa ci intende, ragazzi, perché sicuramente lo spettacolo è ancora lungo. Sono due semifinali che vedrete tutte e due nello stesso video martedì prossimo. Ricky, che cosa ti aspetti? Mi aspetto una gara intensa, di qualità, da parte soprattutto della Spagna, ma mi aspetto tanta cattiveria e tanto lotta spartana, come abbiamo visto oggi. Le squadre sono stanche, ma sono sicuramente pronte a giocare e a dare il tutto per tutto per qualificarsi all'ambitissima finale dell'Euro Beach Soccer 2024 di YouTube Italia. Al via con i vostri pronostici, allora fateci sapere, secondo voi, chi accederà alla finalissima. Da ZV e Riccardo Lionetto è tutto quanto, ci vediamo martedì prossimo. Mi raccomando ragazzi, un bel mi piace e iscrivetevi al canale.